La biblioteca fu istituita nel 1927 con l'attribuzione al CNR del deposito legale delle pubblicazioni tecnico-scientifiche edite in Italia. Promotore della sua fondazione fu Guglielmo Marconi, presidente del CNR, a cui fu dedicata nel 1995. Raccoglie e conserva le pubblicazioni riguardanti la ricerca tecnico-scientifica, la storia del pensiero scientifico e le pubblicazioni dell'ente. Viene ben presto designata come biblioteca pubblica, rivolta ad una vasta utenza specializzata, con l'ampliamento degli spazi destinati a nuove sale di lettura e la costruzione della torre libraria sviluppata su 14 piani. Grazie al suo importante passato, oggi è considerata a pieno titolo Biblioteca Nazionale della Scienza e della Tecnica. Nel patrimonio sono rappresentate varie discipline e già dagli anni 60 sono comprese anche le socio-umanistiche a supporto dei comitati nazionali di consulenza e di successivi comitati interdisciplinari. La biblioteca acquisisce documenti attraverso il deposito legale, l'acquisto, il dono, lo scambio e la raccolta delle pubblicazioni CNR. Oggi il patrimonio bibliografico è costituito da oltre 1 milione di volumi tra pubblicazioni monografiche, ebook, periodici cartacei ed elettronici, documenti dell'Unione Europea, carte geografiche, materiale multimediale e letteratura grigia. Nell'ambito del progetto Scientific and Technology Digital Library, coordinato dalla struttura Reti e Sistemi Informativi del CNR, la biblioteca ha digitalizzato numerosi volumi di antiquariato scientifico. Esperto in biblioteconomia, bibliografia, normativa sul diritto d'autore, sicurezza e sistemi informativi, il bibliotecario si occupa della selezione, della conservazione e valorizzazione di ogni documento bibliografico. Ieri, come oggi, il bibliotecario è da sempre l'intermediario tra l'informazione e l'utente. La descrizione dei documenti, basata su standard internazionali, ieri si riportava su schede cartacee ordinate e classificate in diversi cataloghi, alfabetico per soggetto. Oggi i cataloghi informatizzati forniscono ulteriori chiavi di ricerca anche a documenti su supporti diversi. Cataloghi, risorse elettroniche e servizi sono accessibili in loco da web sul sito della biblioteca, di recente entrata a far parte del Polo delle Scienze. Per rispondere ai nuovi bisogni di informazione degli utenti, grazie al Premio Innovazione 2015 e la collaborazione con la società Data Management, la biblioteca ha realizzato una biblioapp che, attraverso i dispositivi mobili, permette la fruizione dei servizi erogati dalla biblioteca centrale e dalla rete delle biblioteche del CNR. Nella nostra biblioteca si svolgono anche altre attività specialistiche quali il censimento delle riviste italiane curato dal Centro Nazionale degli ISSN che attribuisce il codice internazionale ai seriali italiani, la descrizione dei documenti di Grey Literature curata dal Centro Nazionale di Riferimento per il Coordinamento in Europa per la Letteratura Grigia, la conservazione di documenti digitali tramite il repository Solar in linea con le iniziative internazionali Open Access. Inoltre, nel corso del 2006, a seguito di una nuova convenzione, la biblioteca è divenuta centro di documentazione europea. Negli anni il nostro operato va sempre più rivolgendosi all'idea della biblioteca tra sapere e società, attuata con la promozione e la diffusione delle conoscenze, convegni per studiosi, apertura al pubblico giovane con le giornate del Festival della Scienza, l'intervento di noti personaggi come nei dialoghi in biblioteca, laboratori di didattica e divulgazione rivolti a studenti e docenti. In sintesi, una vetrina di eventi adatta a molteplici fasce di pubblico per sottolineare il dinamismo del concetto di scienza e cultura, oggi ben delineato dall'immagine della Biblioteca Centrale del CNR. Per festeggiare i suoi 90 anni, la biblioteca ha indetto il concorso Meglio di una vetrina, che prevede la creazione e l'invio di poster elaborati secondo l'idea di biblioteca dei partecipanti. Dall'attività della segreteria di direzione al reference, con i servizi di orientamento, prestito e document delivery, il nostro obiettivo è la user satisfaction, un atteggiamento volto al miglioramento continuo, all'ascolto e alla piena soddisfazione degli utenti.
Grazie da tutto lo staff della Biblioteca Centrale Guglielmo Marconi.